Hola Luciadores e soffici imburratori d'asini, ben ritrovati dal vostro Silver, da Silverius con la sua testolina di zucca. Siamo qui dopo aver imparato a usare l'obelisco del testa in giù per superare questi ostacoli e... Ok, ero convinto qua ci fosse un boss. Io no, come fiamma capo. Mi stai dicendo che non sei un falò, vero? Wow, è un genio. Un genio in bottana. E non è un boss. Non è un boss. Santo salvadanaio. Oh. Grazie. Sale anche le scale, ve lo dico, eh. Il suo colpo sale anche le scale. Eppure lui sale anche le scale. Viene. Dobbiamo star qui dei giorni. Aia, certo. Ci mancava un po' di compagnia da queste parti. Sai com'è. Vabbè, morto. Ok. Vi devo ricordare tutto il faticoso cammino che abbiamo fatto per giungere qui nello scorso episodio? No, vero? Bene. Va bene. Quindi, mi sa che dobbiamo trovare un'altra via. La domanda è... Non c'era tipo un sottopassaggio, vero? E io non posso correre, devo rifarmi sti... Ma vaffanculo. Devo rifarmi sti babbalei ogni porca volta. Poi io spreco pozioni così per fare i brindisi alla salute di Gesù. Vabbè. Che vedevo di... Beh, cerco. Bene. Avanti così. Avanti, sciavoiere! Ok. Non mi è ancora del tutto chiaro del perché il gioco mi odia a questo punto. Però, tant'è, non di meno quantunque, è Ale. Va bene. Cerchiamo di sprecarne tante, mi raccomando, perché ne avremo a fiotti. Cioè, fammi capire. Fin tanto che ha avuto il nostro sale addosso, era più potente... Ah. Ah. Curiosa come cosa. Davvero curiosa. Allora, io direi che potremmo provare bellamente a superare sto cefalopode. Vediamo se... No, continua qui. Merdacchio, sì, certo, la roba incendiaria, i fantasmi, come cavolo si... Ok, ho recepito il messaggio, ragazzi, non preoccupatevi, ho capito. Non devo andare di qui. È ancora troppo presto. Allora, permettetemi allora di andare con calma un momentino all'indietro. E di andare a perlustrare a ritroso tutte le zone del mondo intero in cerca di obelischi e vedere quali altre zone abbiamo sbloccato. Questa veramente è inconcepibile per ora. E non solo perché sono un salame io, eh. È vero che questa zona era tutto un casino. Ok, va bene. Salve, salvissimo. Corvezzoli, corbazzoli, cincischiomani, ofiuchi, liocorni e altre amenità varie. Perché c'è una moneta qui? Chi ce l'ha lasciata? 8 monete per di più, neanche una. Salve, salvissimo. Allora,
Mi pare di ricordare che non vi fosse nulla a livello di ombrelischi da queste parti, però nel dubbio preferisco dare una controllata, anche perché non aveva il minimo senso che su una spiaggia, vero? Vero? Ah, però monete d'oro piovute dal cielo. Ok. Anche perché tutte quelle che noi stiamo spendendo e investendo a qualche cosa serviranno, no? Qualcuno se le spenderà, qualcuno le starà immagazzinando, qualcuno ci starà fregando i soldi, vero? Vero? Sono cose brutte, sono cose brutte che soprattutto fanno male al calcio. Ricordiamocelo che sono questi i veri drammi. Allora, io dovrei cercare di mettere un po' di ordine mentale nel mio io per cercare di decidere dove minchia voglio andare, perché non sono sicurissimo di voler davvero andare di qui al villaggio dei magici sorrisi di Belzebù, perché più che altro non mi pare che voi non avete visto niente, come al solito. Stavo dicendo, non mi pare che ci sia niente di obelischico. Grazie. E nel frattempo non sono neanche sicurissimo di ricordarmi la stradina per andare di là. Sta assumendo un non so che di divertente e colorito tutto ciò. Allora, vediamo un po'. No. In cerca di compagnia, vediamo, io ci riprovo, eh. No, la cosa persiste nel non funzionare. Quindi vi chiedo, ragazzuoli, per cortesia, se qualcuno di voi sa come funziona questa cosa, me lo può cortesemente dire? Grazie. Magari, ecco, basta, che so io, soddisfare un qualsivoglia requisito che io giustamente non so. Grazie. Informazione così, che fa sempre piacere. Speravo che non avrei mai più rivisto questo posto, e invece siamo ancora qui. Siamo ancora qui, però ci siamo per un valido motivo stavolta. Sì, lo so, non è assolutamente vero che c'è un valido motivo. Io non so se abbiamo raccolto il fagiolosissimo sacchettino che il tizio di qui sopra andava cercando da mesi, giorni e anni. Ok, ci dirà ancora di vergognarci, probabilmente. Sì. Grazie. Mannage at the fishes. Allora, facendo mente locale, no, mi pare assolutamente di ricordare che non c'è nessun obelisco. Non c'è assolutamente nessun obelisco. Sono pervaso anche dalla non voglia di scendere là sotto, ma sappiamo perfettamente che a breve ci toccherà, perché è bellissimo vedere il level design di questo luogo. Va dato atto che questo gioco è micidiale. Io sto facendo mente locale, faccio ancora un pochino di fatica a farmi la mappa mentale perché è bella intricata, ma devo ammettere che sanno il fatto loro. Hanno creato qualcosa di veramente ben fatto. Era un sacco che non vedevo una mappa così. Ne sono davvero felice. Allora, bisogno di una mappa? No. Viaggiare, sì, viaggiare, ma non ho ben idea di dove cacchio voglio andare. Villaggio del Sorriso è questo qui, credo. Devo andare qui? Sì, sì, credo di sì che fosse quello dove volevo / dovevo andare. Perfetto. Quindi ora provvederemo ad andare ancora in avanscoperta dalla parte di là. No. Ok. Quindi devo cercare di andare verso destra ora, giusto di non tornare prettamente indietro. Bellissimo, mi sono accorto ora che... Eh,
dimmi che non è vero, ti prego. Grazie. Vi apprezzo e vi stimo. Quanti cazzarola sono? Non li vedo nemmeno, giuro che non li vedo nemmeno. Però li sento, è come se li sento. Ok. Campana di ritorno. No, di qua non possiamo ancora andare, sarà un luogo dove passare poi con calma. Perfetto, però abbiamo scoperto anche questo. La mappa è sempre più grande. Questa cosa ci piace, ma qui è dove c'è. Gli possiamo arrivare anche da Tergo. Sarebbe figo che lui non si accorgesse di noi. Però era inutile sperarlo, vero? Ah. 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 Interessante la cosa. Io non ho ben capito ancora se mi spetta qualche frame di invincibilità o meno. Ok. Bene. Grande così. Ok, ti ringrazio. Sei un amico, sei un amico. Ok, bene così. Aio. Aio. Grazie. Bene. Andiamo avanti così per delle ore, magari. Aia. Preferivo se andavamo avanti per delle ore. Stava prendendo una piega divertente la cosa e sono abbastanza convinto che con un filino di velocità in più da parte del Silver e magari con un'arma più leggera, mannaggia li pesci e a me, è una boss fight tutt'altro che proibitiva. Però il problema è che io ho livellato le armi. No, ho livellato solo quella e la flangiato mace. Che poi in teoria potrei livellarla ulteriormente. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce ne vale la pena. Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Passiamo di qui, che tanto passare da dietro, passare da davanti. Metto in conto di morire ancora subito, Non starò a dannarmi l'anima più di tanto. Era solo per capire l'entità del danno che possiamo fargli. Sì, però vabbè, magari se evitavo di fare questo era meglio. Sto ragionando in fretta perché abbiamo veramente poco tempo a video. Ok. Vai. Perfetto. Gli facciamo pochissimo danno. 14. Bene. Forse era meglio se usavo la spada normale. Aio. Ok. Bene così, mi faccio ammazzare volutamente. E cercherò di studiare una tattica per affrontarlo magari nei prossimi episodi. Comunque, ok, ci siamo capiti, la cosa è fattibile. Morire alle volte serve. Sì, a fare audience. Va bene, Luciadores, io vi ringrazio come sempre, vi invito sempre a spolliciare e a parlarmi della vostra esperienza con Salt and Sanctuary e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao!